Nuovamente in studio per parlare di politica, per parlare di lavoro, per parlare di economia con la nostra ospite, con Enza Meli, segretaria generale della UIL Catania. Intanto grazie per essere con noi. E Grazie a lei, buonasera a tutti. allora, focalizziamo la nostra attenzione in apertura su quelle che sono le istituzioni principali nel territorio etneo, città di Catania, quindi comune, Palazzo degli Elefanti, ma anche città metropolitana. Entrambe queste istituzioni segnate da un destino difficile, quella della presenza del commissario che comunque è chiamato a fare i conti con situazioni non felici? Ma guardi, veramente Catania sembra godere di una certa sfortuna perché ne sono capitate di tutti i colori, dal dissesto, agli altri problemi, al commissario che una volta viene messo dalla politica, una volta viene tolto dalla politica. Noi vogliamo dire una cosa, almeno come Guil intendo, a noi non interessa chi ci va. Interessa che il commissario incominci, qualsiasi commissario, questo o un altro, non ha importanza, che incominci a lavorare perché i problemi di Catania non aspettano. E il commissario non è il traghettatore, in attesa delle elezioni, perché i problemi purtroppo a Catania non aspettano e ce ne sono veramente tanti. Per quanto riguarda la città metropolitana, invece lì c'è una situazione veramente sbagliata da troppi anni, perché non si possono abolire di punto in bianco le province lasciando tutto com'è, perché sappiamo che a carico della provincia ci sono tutte le strade provinciali, ci sono tutte le scuole superiori secondarie e quindi siamo veramente al paradosso. Quindi non si sopprime un ente dicendo non c'è più la provincia, sopprimo la provincia quando continuano ad esserci dipendenti ai problemi. Quindi io mi aspetto un colpo dalla regione che finalmente esca da questa paralisi che è veramente imbarazzante e si incominci a operare perché abbiamo veramente bisogno di ordine, abbiamo bisogno di una città metropolitana e abbiamo bisogno di una città di Catania guidata da una mano sicura che incominci a risolvere i problemi. Ecco, proprio con riferimento alla città metropolitana, c'è una vicenda piuttosto ingarbugliata, quella relativa alla multiservizi, visto le sigle sindacali presenti in campo nella difesa dei posti di lavoro, ma soprattutto appunto dei servizi per i cittadini. Guardi, quello è un problema annoso. Ieri c'è stato un incontro in prefettura e abbiamo dato anche lì una certa svolta dicendo che qualsiasi ditta ci va, bisogna che sia una ditta che assorba tutti i lavoratori, perché nessuna ditta che ci va a posto di un'altra ha la capacità di assorbire tutti o quantomeno ci sono delle regole che lo garantiscano. Quindi anche ieri siamo stati dal prefetto per questi. Catania comunque, ripeto, è una città che in questo periodo è veramente molto sfortunata, però io non credo alla sfortuna, credo più all'opera umana, quindi sono abituata che lavorando insieme si riescono a risolvere i problemi, almeno intanto partiamo per risolverli. Dunque mi spieghi, c'è una questione, c'è una crisi di gestione in questi enti? Certo che c'è una crisi di gestione, c'è una crisi di gestione e si vede, perché chiaramente se andiamo in prefettura per questi problemi, la multiservizi si occupa di troppi servizi. Abbiamo visto in giro una città purtroppo sporca, perché purtroppo quando chiudono le discariche non si può andare a smaltire e purtroppo Catania non è una città che fa molto differenziata e il problema reale è quei cassonetti che adesso non ci sono più, che prima c'erano, che la gente che veniva da fuori non potendo fare la differenziata a casa loro, magari venivano a scaricare a Catania perché c'erano tonnellate e tonnellate di spazzatura in più. Quindi è chiaro che c'è un problema di gestione, perché bisogna conoscere io. Se faccio il cuoco, devo sapere cucinare. Come a vostro avviso bisogna ritornare alla normalità? Quale ruolo deve ritornare ad avere la politica? Guardi, ecco, questo è un argomento che mi piace. La politica dovrebbe tornare ad essere politica. Politica significa essere al servizio delle persone e non servirsi delle persone. Oggi manca proprio la politica, perché una volta i politici non venivano eletti.
dal segretario di partito messi in quella lista, in quel collegio e diventavano deputati nazionali, non parliamo per le regionali che non è così, però quindi andavano a confrontarsi con le persone, con la gente, anche facendo comizi, interventi, quindi confrontandosi con le persone, anche facendo dichiarazioni e poi magari per essere smentiti. Oggi non vediamo più comizi, oggi la gente è veramente lontana e direi che la politica è veramente sorda e assente. Io quelle finestre, le finestre della politica, le vedo illuminate solo in campagna elettorale, poi le vedo veramente quasi sempre al buio e ce n'è di cose da fare. Per esempio, vogliamo parlare di Catania che ancora è in fascia 2 come rischio sismico ed è semplicemente una vergogna. Io sono segretaria da 5 anni, da 5-6 anni, segretaria generale dell'Aquil. Da 5-6 anni ho chiamato al rapporto tutti i politici regionali e nazionali di Catania e dintorni, ovviamente della provincia, per dire che è vergognoso. Catania è una delle città più a rischio di tutta l'Italia, eppure continuiamo a essere in fascia 2 e non siamo in fascia 1, perché in fascia 1 significherebbe attingere a dei fondi che vanno a sistemare tutti gli immobili pubblici e privati, quindi scuole, ospedale, case nostre, tutte le strutture che esistono sul territorio, perché stiamo sprofondando veramente a mare con l'Etna dalla parte ionica. Eppure nessun colpo da parte della politica. Una politica che la tartaruga campa 150 anni in media perché cammina lentamente e va in letargo. Ecco, io definirei che loro più della tartaruga hanno preso più il letargo, perché almeno quando cammina la tartaruga, essendo un animale a sangue freddo, col caldo si riscalda, si mette in movimento. No, loro sono proprio tranquilli. Quindi la politica che si svegli e dia risposte, perché Catania ha bisogno di risposte. Ora, abbiamo bisogno di fatti e non più di parole, perché a parole abbiamo capito che siamo bravi tutti. Ecco, lei prima in un passato ha sottolineato il fatto che il commissario, questa gestione commissariale, non può semplicemente essere un traghetto in vista delle elezioni amministrative, elezioni che si svolgeranno nei prossimi mesi. Quali, a suo avviso, dovranno essere le priorità per questa città, sia da un punto di vista comunale che metropolitano? E guardi, intanto l'emergenza prima è il lavoro. Il lavoro è perché il lavoro dà dignità alle persone e paradossalmente la legalità crea lavoro e quindi quando non c'è legalità non c'è lavoro e se non c'è lavoro ecco, abbiamo una microcriminalità e una criminalità molto grande a Catania perché di solito cioè io penso che se ognuno di noi fossimo impegnati a lavorare ecco, ci sarebbe meno tempo per delinquere e quindi innanzitutto la parola lavoro, poi la città perché abbiamo avuto un flusso di turisti pauroso e una città che si presenta sporca e disordinata. È una città dove di sera non si può più circolare appunto per la microcriminalità. E poi bisogna investire sulla zona industriale, la zona industriale che noi abbiamo definito la mamma di tutte le vertenze, oggi nonna direi, perché è una zona poco attrattiva, una zona industriale che invece dovrebbe attirare, dovrebbe essere il cuore pulsante della città di Catania. Noi come Pfizer abbiamo seguito una vertenza perché la Pfizer. Un attimo però Ameli, perché è questo per quanto riguarda il comune, mentre da un punto di vista della città metropolitana, prima lei ne ha fatto anche riferimento dicendo sostanzialmente non si può abolire un ente e comunque lasciare a quell'ente delle competenze. Ecco, ci può dire come, sempre a vostro avviso, bisognerebbe riformare nuovamente, bisognerebbe intervenire nuovamente per il funzionamento delle città metropolitane? Occorre una nuova riforma? Certo, occorre una nuova riforma intanto cambia un commissario periodicamente, ognuno che si va a presentare a fare un lavoro, dopo 6 mesi, un anno, che incomincia a conoscere il problema, se ne va, viene mandato a casa. Basti pensare a tutte le strade provinciali, siamo piene di strade provinciali in tutto il territorio di Catania e sono veramente ormai ridotte al lumicino e tutte le scuole secondarie dove in un posto è crollato il tetto, in altro hanno sospeso le lezioni, quindi se il personale continua ad esserci, è chiaro che deve essere guidato, quindi deve essere guidato dal sindaco, da chi per lui, da un commissario, ma da qualcuno che prende l'impegno di sistemare e dare il lavoro a tutti gli impiegati che ci sono. Perché gli impiegati lavorano, però si può lavorare bene se si è seguiti e si può lavorare in maniera che si lavora ma non si producono effetti. Ecco, non si producono effetti perché è una situazione veramente che ha paralizzato tutta la provincia di Catania.
Catania, quindi anche comuni montani, dove ci sono tutte le strade. Guardi, ormai siamo tutti senza ammortizzatori nelle macchine. Ma quindi sostanzialmente è mancata e manca una visione, è mancata e manca una certa stabilità amministrativa? Secondo me manca una stabilità amministrativa, ma manca sempre il tocco da parte della regione che metta il punto nelle cose e non i puntini e si continui. Se io regione devo seguire la provincia di Catania con un commissario come città metropolitana, è chiaro che mi devo occupare solo di questo. Cioè io non lo so, in questi 5-6 anni ho conosciuto 2-3 commissari, quindi... Cosa vuole? Cioè non è che si può improvvisare un lavoro, oppure perché io ho dei titoli, sono preparato a fare quel lavoro. Bisogna conoscere tutti i problemi inerenti a una provincia. Quindi ripeto, la provincia si occupa di strade provinciali e di scuole. Scuole dove vanno i nostri figli. Quindi bisogna fare un piano per vedere tutte le scuole dove si deve operare affinché i nostri figli siano tranquilli tra le mura della scuola. E l'altra per quanto riguarda le strade, perché ci sono strade che sono state iniziate e sono finite, sono dei veri cantieri, e magari non c'è scritto strada senza sbocco, ti infili e non esci da nessuna parte. E anche le strade, perché sono tutte piene di buche, perché è la competenza della provincia. Arrivano le carte alla provincia e non c'è il commissario. Cioè, si immagina, è la stessa cosa per le scuole. Prima ha fatto riferimento alla questione vertenze, ecco, occupiamocene di due in modo particolare. Cominciamo da quella Pfizer, è una nota stonata all'indomani, se possiamo considerarla già conclusa, la vicenda del Covid? Guardi, io continuo a ripetere e dire che è veramente una vergogna. Dico che è una vergogna perché la Pfizer è un colosso mondiale della farmacia e quindi dei farmaci più che della farmacia, quindi ha prodotto il vaccino e ha fatto milioni e milioni di euro di guadagno, mentre abbiamo visto sempre assottigliarsi il numero dei lavoratori della Pfizer che esiste a Catania da moltissimi anni. Noi abbiamo chiesto, personalmente come Guil, io sono andata da Giorgetti al MIS, che non mi ha ricevuto, ci ha fatto ricevere dall'ex ministro Tria, il quale ci ha detto che vi posso, gli ho detto noi vogliamo investimenti a Catania, noi la Pfizer potrebbe investire a Catania, potrebbe sorgere l'Etna Valley, la Pharma Valley come l'Etna Valley e dare lavoro a un sacco di persone, anche perché siamo in una posizione strategica, perché c'è il porto, siamo vicino alla ferrovia, siamo un'isola, siamo nel cuore del Mediterraneo, cioè io che vi posso fare? Eppure voi, io che ci posso fare? Questi hanno licenziato, sono venuti tutti i politici a fare passerella, però noi sindacati ci siamo trovati da soli. Siamo riusciti ad avere il meglio per i lavoratori con 58 mensilità, buone uscite, scivolo per la pensione, ma in ogni caso si sono persi tutti quei posti di lavoro. Quindi io Stato, io governo, mi impongo e dico tu, visto che c'è una struttura in Italia ed è a Catania, e Catania è un territorio flagellato dalla disoccupazione e dal lavoro, andiamo a investire su Catania, sempre le opportunità negate. Basta pensare a una cosa che la voglio aggiungere, che l'Intel voleva investire su Catania, eppure la regione gli ha assegnato un fazzolettino di terreno, questi dice con questo fazzolettino di terreno non abbiamo che farcene, sono stati dirottati subito al nord. Ecco, le opportunità negate, qua in Sicilia, a Catania viviamo di opportunità negate, quindi io vorrei capire, sempre parlando della politica, la politica, i nostri politici cosa fanno? Io so che faccio la sindacalista e devo difendere i lavoratori, è quello il mio diritto, il mio principio, è quello assicurare sempre la mia presenza. I politici cosa fanno? Fanno oltre alle parole, perché fatti non ne abbiamo visto. Quindi io invito veramente la politica a dare segnali di esistenza in vita e dire ci siamo, vogliamo cambiare questo territorio, vogliamo che in Sicilia la speranza continui a esistere, ad esserci, in maniera da dare opportunità. Ecco, basti che ci diano le opportunità negate almeno negli ultimi 30 anni da che ricordo. Mi scusi, io sta volendo dire sostanzialmente che in parte i siciliani sono stati anche beffati dalla politica? Perché secondo lei non è così? Perché cosa ci abbiamo guadagnato noi siciliani dalla politica? Basta pensare a un nord progredito e a un sud sempre alla fame. Catania era la locomotiva trainante di tutta l'economia, non solo siciliana, ma del sud Italia. Oggi cosa siamo?
Era la Milano del Sud. Cosa siamo negli ultimi 30 anni? Ecco, quindi lei pensa che la politica ci ha fatto bene? Se al nord la politica funziona, i politici si sono occupati di dare lavoro al nord, una sanità che funziona, un lavoro dignitoso a tutti, a noi cosa hanno dato? Abbiamo solo dei prenditori, perché mi rifiuto di chiamarli imprenditori, perché sono stati capaci solo di prendere e non dare. E io quando intendo dare intendo diritti, dignità, salari giusti, non lavoro nero e altro. Cioè questo ci ricordiamo. I nostri giovani non hanno speranza. Una volta se ne andavano con le valigie di cartone, oggi se ne vanno laureati e con i trolli. Noi li studiamo e li manteniamo e poi il nord o l'estero se li gode, grazie alla politica che hanno fatto fino ad oggi. In questo quadro che ha delineato fa rientrare anche la questione Almaviva? Guardi, lì è un caso, per esempio, la Pfizer è un settore privato, mentre Almaviva è un settore pubblico, perché hanno creato, con Almaviva, gli è stato comodo creare un supporto telefonico durante il periodo del Covid. Poi, quando non ci è servito più a loro parere, 1500 persone li smantelliamo come se niente fosse. Non so quante persone andranno in cassa integrazione, perché le hanno divisa nella vecchia in una nuova gestione, hanno diviso questi lavoratori e quindi non ci sono più tante cose che c'erano previste prima. Ma il problema è questo: hanno smantellato questo servizio e mandato a casa questi lavoratori. Io dico, in tempo di pandemia ce li teniamo. Con la pandemia che è ancora in corso, non è che se n'è andato il Covid, però potevano essere utilizzati anche per fare altro, anche nel settore sanità. Cioè, non parliamo della sanità, perché potremmo parlare altro che 20 minuti per ore. No, però la questione, mi scusi, è interessante, perché sostanzialmente quello che era un servizio è venuto meno, ma la pandemia non è venuta meno, quindi come dire, è un po' una contraddizione. Ma guardi che qua è il paese delle contraddizioni, il sud, e siamo al paradosso. Li hanno mandati a casa malgrado la pandemia non è finita. Hanno deciso, per una politica di mercato, che è giusto chiudere e mandare a casa le persone. E queste vanno ad ingrossare quelle file di poveri. Meli, parliamo un po' anche di voi, di Will. Siete un sindacato al femminile? Ma sì, siamo un sindacato al femminile, nel senso... che è guidato da una donna e guarda di più alle donne. Poi anche il nostro congresso, abbiamo un leader nazionale, a mio avviso, certo sono di parte, il nostro segretario Pierpaolo Bombardieri, che crede molto nelle donne, nella forza e nel valore delle donne. Io ho una segreteria composta solo un uomo su quattro, poi sono tutte donne, e anche negli organismi amo molto mettere le donne, perché le donne vediamo il mondo con altri occhi. Oggi siamo il sindacato delle persone, non più il sindacato dei cittadini. Abbiamo cambiato anche questo motto per dire che siamo più vicini alla gente. Siamo il sindacato al femminile perché è chiaro che partecipiamo alle lotte di libertà. Per esempio, io ho voluto portare il taglio dei capelli per essere vicina alle donne iraniane a Bronte durante la sagra del pistacchio, per dire che in un momento anche gioioso si può pensare anche a chi sta soffrendo, a chi, perché magari il velo non era messo bene, è stata uccisa, lei come tante altre. Quindi proprio per essere vicine a tutte queste donne e dire che l'oppressione non va bene. A tal proposito, mi scusi, però perché sì, ok, c'è questa rappresentanza femminile, però sempre di più la cronaca anche quotidiana ci racconta episodi di violenze di genere anche all'interno dei luoghi di lavoro. Come intervenire? Guardi, noi abbiamo, già funzionava da prima, abbiamo il mobbing e stalking, che è seguito da una nostra collega, dove ci occupiamo anche di questo. Guardi, intanto il codice rosso, gli posso dire, abbiamo fatto anche delle proposte, il codice rosso così come è concepito non funziona assolutamente, perché non garantisce la sicurezza delle donne, perché abbiamo visto che nell'80% le donne che denunciano vengono uccise, perché denunciano l'ex marito, l'ex compagno, l'ex fidanzato, e molte volte purtroppo si conclude tutto con una tragedia, perché ci si pensa dopo. E quindi abbiamo chiesto che questo codice rosso venga rivisitato, e più che esistere delle case dove vengono una donna a denuncia, e quindi mettiamo il caso che ha dei bambini, viene allontanata da casa con i bambini e deve lasciare tutto quello che ha.
e mentre l'uomo continua a restare libero. Ecco, noi vorremmo il contrario, solo a Palermo c'è una casa dove vanno a finire le persone che fanno male, cioè, esattamente al contrario, per uomini, e quindi le donne vengono più tutelate. Quindi è una legge assurda che devi cumulare la pena fino a 1 anno e 2 mesi, non vai in prigione. Se poi combini qualche altra cosa, arrivi a 4 anni, vai in prigione. Quindi nel frattempo sei libero, hai usato violenza, di continuare a fare violenza, di uccidere le persone, perché abbiamo visto che le vittime sono veramente, poi c'è un'emulazione paurosa. A proposito di violenza e di sicurezza, c'è una pagina molto triste che viene raccontata troppo spesso, quella della mancanza di sicurezza nei posti di lavoro, in alcuni casi addirittura con gente che scompare. Una piaga soprattutto nel settore dell'agricoltura, e in Sicilia non è da meno. Guardi, purtroppo il lavoro nero, quindi la non sicurezza, la non legalità, porta a questo. Di più è vero, ma non solo in agricoltura, anche in edilizia vediamo che succede la stessa cosa. Purtroppo per pochi euro all'ora, al sole, sotto il sole, sotto la pioggia, noi non li chiamiamo morti bianchi, perché queste sono morti, sono morti rosse, hanno il colore del rosso sangue. E quindi noi abbiamo chiesto anche qua, e continuiamo a chiedere, il nostro leader nazionale ha avviato la campagna Zero Morti sul Lavoro. Il problema è che una campagna, anche se da noi sollecitata, e lo Stato è veramente molto lento a recepire tale iniziativa, perché abbiamo chiesto che vengano incolpati di omicidi sul lavoro, perché se io per avere più produzione non seguo le norme di sicurezza e muore una ragazza, muore un ragazzo, muore un anziano, io è chiaro che lo devo avere sulla coscienza, e quindi è chiaro che io devo essere fatto fuori dal mercato e devo pagare un prezzo alto, in maniera che gli altri ci pensano prima di non applicare le norme di sicurezza. Perché dice le disattenzioni, la disattenzione del lavoratore possono essere una minima parte, ma il problema sono le non sicurezze che ci sono, il lavoro non legale, non dignitoso, perché qua purtroppo si vive o in ambienti dove c'è il caporalato come quelli dell'agricoltura, o in industrie dove per lavorare tolgono le norme di sicurezza, come ci ricordiamo quel telaio che ha massacrato quella ragazza che se l'è trascinata e l'ha schiacciata. Una mamma anche giovane, quindi, e non muore solo il lavoratore e la lavoratrice, quando muore una persona in famiglia, io lo dico sempre, muore tutta la famiglia, perché con lei muoiono i figli, muoiono i genitori che non hanno più una vita, e muoiono i fratelli e le sorelle, e chi sopravvive a tanto dolore? Quindi questo dolore va punito. Quindi questa è una campagna ancora in essere, e ce ne abbiamo di strada da fare, ma alla fine sappiamo che raggiungeremo gli obiettivi, e ci sarà l'accusa di omicidio per chi non esegue le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché arriveremo veramente a produrre, questo è il nostro slogan, zero morti sul lavoro. È stata chiarissima, noi la ringraziamo, ovviamente continueremo a seguire queste altre evoluzioni. Ringraziamo quindi Enza Meli, segretaria generale della UIL Catania, per essere stata con noi. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torneremo in onda subito dopo.